Zupsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Danai e oggi torniamo con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. E ragazzi, eccoci qua, è mattina, sono le 8:57 di lunedì. I bambini, oggi è San Valentino, i bambini più grandi, gemelli, sono a casa della madre, per questo non li vedete nell'unità familiare. Che sono andati qualche giorno da lei, giustamente. È rimasto con loro il piccolo Greg, che sta facendo colazione. Dalia ancora sta dormendo, che ha dormito poco stanotte, poverina. Scusatemi i messaggi, come sempre. Ok, metto il silenzioso, così non lo sentite più. Ok, fatto questo, loro oggi hanno in programma un qualcosa di speciale, perché comunque è San Valentino, no? Ma guardate lui, bellino, che carino che è lui, puccioso, puzzolente, però puccioso. Anzi, Dalia, guarda, quando ti alzi, perché comunque prima di andare a fare la vostra giornata romantica, vorrei facesse un bagnetto a Greg, svegliati, dai. Tu ti devi andare a fare una doccia, però prima mi chiami Coco a mangiare. Ah, ragazzi, già, è successo fuori dalla registrazione, è morto Jax. Cioè, no, veramente una cosa orrenda, sono tristissima per questo, perché ero tanto affezionata a quell'adorabile cagnolino, però è morto di vecchiaia in pratica, quindi vabbè. Viene a farti una doccia calda e sensuale, infatti vedete che lui è non crescere mai. Zachary non si sta godendo il pensiero che il piccolo crescerà. Vorresti che restasse sempre piccolo, ma morte di un animale e lutto per un animale, perché sì, è morto Zach, purtroppo, per così Zach, ciao. È morto Jax, purtroppo. Ambiente brutto, beh, poi lo pigliamo. Passo lievemente sgradevole. Ah, lei, sì, lui già ha la stravaganza del palato raffinato. Trascuratezza, stai facendo la doccia, quindi sei malinconico. Cry baby. Ok, whatever just happened, qualsiasi cosa stia succedendo a Zach, gli sta riempiendo gli occhi di lacrime. Sì, è la morte degli animali. E questo perché farneticamento per il furente Blush. Meshalab Blush. Ok, ha senso. Mentre lei, anche lei, lutto per la morte del suo animale. In più perché I can't believe it. Present action or even have Dalia feeling disappointed. Oh mio Dio, perché non ci può credere? La recente azione o evento che ha avuto Dalia l'ha fatto sentire disappointed, sì, vabbè, ho capito, non riesco a trovare il termine. Comunque, bene, va bene, questa cosa, non so bene perché. Il pannolino puzzolente, infatti, adesso ce ne occupiamo. Quindi vai, Dalia, fagli il bagnetto. Io mi vengo a guardare questa dolcissima scena del piccolo avvolto dalla nuvola verde. Che carino, vi faccio anche le foto nel frattempo. Mi piace tanto il bagnetto al piccoli, mi piace veramente molto, come cavolo c'è da fare anche il bucato. Però io oggi loro, insomma, li volevo anche mandare a divertirsi un po', specialmente perché guardate qua, ragazzi, che tristezza, però pulisci, poi ti fai, ecco, magari però il WC me lo pulisci, questo sì, e ti fai una doccia anche tu calda e sensuale per vedere se mi diventi flirtante. Lui ancora sta finendo di farsi la doccia. Sì, sta casa fa un po' schifo, va detto, in effetti va detto. Ok, il piccolino è pronto, lui andrà a stare da non so bene chi è, perché effettivamente, no, vabbè, starà con una babysitter. Intanto guarda, vieni qui a impilare, va, mentre mamma pulisce. Su, cucciolo, cucciolo d'uomo, vai, ti devo reimpostare, ok. Ah, già che ci siamo, anzi, studiate le forme. Vorrei sapere dove è finito il tablet per bambini, perché un tempo io ce l'avevo. E lo ricomprerò, che devo dire, forse l'ho venduto. Ok, abbiamo ricomprato il tablet, così, anzi, guarda, puoi disegnare con il lama. Perché, ragazzi, io credo di aver deciso che l'erede sarà proprio lui, sarà Greg. Quindi lo inizio già a fargli fare un po' di immaginazione, visto che deve essere un creativo, il prossimo sarà del segno dei pesci. Ah, mi sembrava fosse rotto. Ok. Vabbè, mentre lei pulisce l'altra roba, tu aggiungi questa alla lavatrice. Ragazzi, abbiamo un sacco di soldi, perché il mantenimento dei figli ci dà molti soldi. E io avevo messo solamente il 10% di quanto ha l'unità familiare, ma evidente Yasmin è ricca sfondata, perché ci passa veramente un sacco di soldi.
perfetto, molto bene. Già che ci sei, prendi anche questo. E poi voi, i nostri cari coniugi McLean, andranno a godersi questa romantica giornata dedicata a tutti gli innamorati. C'è da guardare il canale rosa, un appuntamento, spirito romantico e dare le fiori. Faremo tutto. Anzi, quando è fatto qua, porta tutto fuori. Lei va a piangere perché la morte di Jax comunque ha colpito un po' tutti. Però tesoro, io so che è una cosa brutta, però dobbiamo andare avanti, guardare oltre. Quindi preparati, mettiti questo che è un po' più carino, ma non troppo. E poi già che ci sei ti dai una sistemata. Anzi, ammirati, guarda, ti ammiri e ti dai anche una sistemata, mentre lui finisce tutto. Bene, lava il bucato. E poi mi compri dei regali. Acquista regali. Volevo comprare dei fiori. Volevo regalarle un fiore. Una rosa. Un po' banale, eh? Ma sì, dai. È banale perché è un sempreverde. Qui pulisci. E ce ne andiamo. Io voglio lasciare la casa disastrata. Voglio sta cosa che la slice of life mi debba... Da un abbraccio confortante al gatto. Dalia è qui che si sistema. Però non mi fa impazzire questo vestito. Sai che ci ho ripensato, metti qualcos'altro. Indossa... Boh, guarda questo, va bene, non lo so. Tanto ora andremo, ce ne andremo. So già dove mandarli. È arrivata anche nostra madre. Ecco, perfetto, il bimbo starà con la nonna. Guarda, vieni ad abbracciare tuo figlio perché è arrivato il momento di salutare il piccolo. Ma torni mamma, vero? Sì, certo, è tornato mamma, ci mancherebbe. Io non sono brava a fare la voce dei bambini, non so come mi sia venuta questa malsana idea, quindi vi chiedo scusa col cuore per questo. Non lo farò mai più, promesso. Dai, vieni ad abbracciare anche tu il tuo bambino, che mi sembra giusto che lo fai anche tu. E poi ragazzi, andate. Ciao cucciolo. Ovvia. E andiamo al nostro appuntamento. E siamo insomma a Solani. Lui l'ha portata qua, io mi immagino che loro la approfittino di farci questi qualche giorno, insomma, non di starci solamente un weekend, insomma, vorrei tenerli qui qualche giorno, anche perché, insomma, è un po', immagino, la loro luna di miele che non l'avevano ancora fatto. Sono sposati da poco, il matrimonio è stato, lo ricorderete anche voi, un perfetto disastro, proprio una grandissima cagata. E quindi, insomma, almeno la luna di miele, diamogliela a questi poveri cristiani. Ok, sono molto flirtanti, cioè anzi lui è molto felice, dovrebbero diventarmi flirtanti questi due. Però direi che potreste accarezzare la guancia, prima a farli flirtare ancora in maniera tale che diventino flirtanti. E poi dobbiamo farli sedere insieme e parlare con il sim accompagnatore. Quindi dai che voglio comunque raggiungere loro, anche perché se lei non mi ricordo male infatti deve raggiungere due... argento in un appuntamento col coniuge, quindi vai, andiamo, almeno l'argento va preso. Abbiamo perduto anche un livello di celebrità, tanta pace, non moriremo. Ok, benissimo, sussurra le delle smancerie, provoca in modo flirtante, magari parla, fate anche una conversazione profonda, giusto per dirvi anche qualcosina in più. Ok, conversazione profonda. Un sacco nuvoloso però per fare prendere il sole, porca miseria. Infatti, che peccato, vabbè. Fai un massaggio, racconta una storia al sim accompagnatore. Bene, raccontano una storia buffa. Se c'è. Vai. Badish, scusate, ma... Oh, quanto amore che c'è nell'aria. Sono davvero dolci dolci insieme. Peccato che non ci sia un po' di sole in questa giornata. Racconta una storia. Gliel'hai raccontata sta storia? Io ho capito, la vuoi baciare, ma dobbiamo anche raccontarle la storia. Quindi raccontale sta storia, dai. Dov'è qualcuno? Racconta. Una storia coinvolgente. Dai, racconta sta storia.
Sai la storia del robot che conquistò il mondo? Wall-E era un piccolo robot per pulire e invece si innamorò, salvando la Terra dal disastro ambientale, perché noi esseri umani siamo dei poveri mentecatti che distruggano la Terra per guadagnare soldi, come se poi un domani i soldi si potessero mangiare o respirare. Vabbè, basta, scusatemi. Questa piccola parentesi pro-ambientalista che ho io, la chiudiamo. Fai due conversazioni profonde piuttosto. Vai, una. E una, due, vai. Poi può andartene in bagno. E l'avevo fatto il massaggio veramente. E tu nel frattempo, anche lei, potresti venire qui a ordinare una bevanda di gruppo, cioè per entrambi, e prendetevi magari, no, marasma di plasma vi farebbe schifo. Bridgeport, mare di fuoco, dai, prendiamo un mare di fuoco per entrambi. Ehi, mi scusi, un mare di fuoco, per favore, per me e il mio compagno, che adesso è a liberare la vescica. Su, caro, muoviti. Dobbiamo prendere l'argento. Oh, eccolo qua, un bel mare di fuoco per la signorina e uno per il signorino che spero arriverà. Dove sei qui? Ok, andiamo. Perfetto. Sì, ma continuate pure a... Sì, allettante, dai. Ma dove vai a sederti? Perché vi dovete sedere... Uno di qua e uno di là. Cioè, spiegatemi, non potete stare accanto? Scusami. Abbiate pazienza, non ha assolutamente senso. Express love for Dahlia. Esprimi amore per lei. Guardatela, lei è tutta felice. Rallegrala. Fai un massaggio, che scatole, questo massaggio lo potevamo fare prima. Ah, flirta, dai. Poi potresti raccontarle una barzelletta, dai, spinta. Dai, però era comunque una bella... Mi sembra una cosa molto carina quella che stanno facendo l'essere al mare, anche se purtroppo non è un... Non è stata una giornata di sole, però magari ci restiamo anche domani, vediamo se abbiamo più fortuna. Tra l'altro volevo vedere però nel calendario. No, ok, il prossimo evento, il compleanno di lei, sabato, ok. No, cercare di avere un segreto recondito. Che vorrei completare prima di tutto questa cosa. Prima di... Mi piaceva la cosa del lanciare. Vabbè, baciala anche. Davvero? Dici sul serio? Mamma santo, siete pettegoli. Ah, sì, bella la mia bella comare. Pettegola, pettegola. Vabbè, fagli anche il baciamano, dai. E potreste scattarvi una foto insieme. Anzi, aggiungerò sera su Instagram. Tu pure, perché ragazzi, voi avete bisogno della celebrità. Ok, benissimo. Poni una domanda spinta, Bob. Ora no. Sì, vabbè, dargli il mio numero al tuo amico che vuole conoscermi, non c'è problema. Dai, su, coppia social, muovetevi. Ed eccoci, siamo arrivati in questo ristorante, sempre qui a Sulani, chiaramente. E direi che i nostri potrebbero mangiare. Questo mi piace di più, chiedi questo tavolo. Ma dovrebbe essere sul mare questo, ma in realtà non ci sta sul mare. Ma vabbè, fa niente, non mi interessa, è comunque carino. Sì, buongiorno, una prenotazione a nome McLean. Ok ragazzi, abbiamo Bocelli e Giorgia che si esibiscono in vivo per lei, proprio le stesse tonalità, la stessa voce e potenza. Oh, ecco qui la signora che ci ruba il piatto, che non era nostro. Complimentati per l'aspetto. Ho parlato un po', magari potreste parlare un attimo della sua giornata, nel senso se è stata bene, se si è divertita, se le è piaciuto.
poi possiamo fare anche conversazione profonda. Eccola, ecco la maschera, a quest'ora non mi sembra il caso. I piatti sudici, santo cielo, però se non me li mettete qui era anche meglio. Invece me li devono mettere qua, grazie. Sei anche malato, tesoro. Vabbè, parlate di vostro figlio intanto. Fate gli genitori orgogliosi di quanto sta crescendo il vostro piccolo Greg, di quanto è meraviglioso crescerlo. Ma tu non stai più mangiando, mangia! E anche tu non stai... Mangia, tesoro, hai bevuto e basta! Ok, abbiamo finito anche di mangiare, quindi termine il conto e paga. E io vorrei farli venire qua un po' in riva al mare. Vai qui insieme. E potrebbero, per una volta, sì, glielo faccio fare io, guardare le stelle, sarebbe carino. Quindi amichevole, chiedi di ammirare le stelle. Ti va di guardare un po' questo magnifico cielo stellato? Che belli che sono. Dai, è un bel momento. Dai, vi faccio anche una foto. Ok, sarebbe bello anche che vi faceste effettivamente una foto. Quindi perché no, scattatevela una. Te dovresti avere la macchina fotografica, quindi scatto una foto con Zachary McLean. Devo riscaricare la Passionate Romance nuova perché ho voglia di cose nuove. Non sempre queste, che sono abbastanza tristi. Sì, facciamo più chiaro. Ok. E io direi di fargli nuotare, no, senza vestiti no, nuota vicino, insieme. Fatevi un bel bagno. Che bellezza! Bacio in acqua, assolutamente sì, ragazzi. Bacio in acqua, assolutamente sì. È anche freddo in realtà. Dagli un bacio in acqua. Che poi uscite, che non vorrei che mi schiantaste di freddo. Però devo farti una foto io. Dai, devo fare una foto a Dalia mentre è qui che nuota di notte. E devo fare una foto. Oh, che bello! No, adoro questa animazione, mi piace veramente un sacco. Lei sta nuotando con le zeppe. Notiamolo, ragazzi, eh. Sta nuotando con le zeppe. No, sono bellissimi. Io foto. Ok. Dai, uscite. E... No, no, non tornate a casa, scusatemi, ho sbagliato, perché sennò mi tornate proprio a casa. Però uscite. Vai qui insieme. E ce ne torniamo in hotel. Dormiranno lì questa notte. Che deve essere proprio tutta la giornata dedicata al loro amore. Quindi viaggia e andatevene là. Sono rientrati in hotel e assolutamente devo mandarli a fare fichi fichi nella sauna, perché dai, ci sta. Però aspetta, devo farle prendere assolutamente il contraccettivo, perché loro non possono più avere figli. Ok, e vieni a fare fichi fichi. Buon divertimento, ragazzi, eh? Godetevela questa sauna, che immagino sia bellissima e molto piacevole. Ragazzi, noi ci rivediamo domani mattina, perché adesso li manderò semplicemente a dormire. Ragazzi, mattina presto. Ma di che ti... Non c'è un'anima, fai pipì? Vuoi fare pipì per cortesia? Non c'è più, andata via, grazie. Ok. È mattina presto, lui si è svegliato per primo e vorrebbe fare una sorpresa a lei preparandole una bella colazione. Gli direi cucina un pasto grandioso, no, perché non abbiamo il fornello. Quindi non gli preparerà nessuna ricetta.
o la Macedonia, ne può preparare al massimo la Macedonia. Prepariamo questa, dai. Svuota anche lì, così prepari anche un caffè. Qual è il problema? Non hai un bancone su cui lavorare? Ok, bastava metterlo di qua. Ok, lui insomma vuole far trovare la colazione pronta a Dalia. E io immagino però che lui adesso chiamerà anche prima che Dalia magari si svegli a casa per Yasmin, per sapere come stanno i bambini. Anzi, magari chiama direttamente i bambini. Quindi chiacchiera con Mattias e chiacchiera con Maribel. Tanto per fare la Macedonia non credo ci voglia troppo. Non avendo qui un fornello ci dobbiamo accontentare. Dalia ancora dorme, tra l'altro. Oggi è ventoso eppure fresco. Bene, non abbiamo avuto molta fortuna. Però vabbè, pazienza. Ci ho provato io a farle avere una bella giornata di mare, ma è ancora troppo presto. Ci torneremo più avanti. Dalia è stata promossa! Guadagnerà 26 leoni in più all'ora per un totale di 70, anche ricevuto il seguente bonus 677, il cassettone alto Willowdale. Ok, perfetto, è una colonnista culturale. Bene, lui sta chiamando i bambini. Allora com'è? Vi comporti bene con la mamma? Scuola? Sì, in effetti loro dovrebbero essere a scuola, ma vabbè, facciamo finta. Dalia, anche tu prenditi ferie non pagate. Ferie pagate, volevo dire. Ho sbagliato. Ah, non abbiamo neanche pagato le bollette, quindi pagami anche le bollette, grazie caro. Tocca pagarle. Bene, tu Maribel invece ti stai comportando bene? Sì, bene, brava. Ok, le raccomandazioni da genitore sono state fatte. Ragazzi, scusatemi, ho una tosse terribile. Ok, Dalia, ti sei svegliata, tesoro mio? Sei ancora lì che dormi? Ti puoi anche svegliare, dai, su, svegliati. E tu puoi chiamare a tavola a questo punto. Non neanche, ok, quindi. Va bene, allora prendo una porzione e ti siedi qua. E anche tu ti vieni a prendere una porzione e ti vieni a sedere qua. Ok, lei lo ringrazierà chiaramente, quindi chiedo a Zachary di rimodellare il look. No, esprimi affetto, gli dirà: guarda, grazie tanto per questa bella sorpresa, mi è piaciuta molto, mi ha fatto piacere. Magari rallegralo. Discuti di moda, perché no? Tra l'altro, a parte non dobbiamo fare nulla. Sì, discutere gli abiti di moda, quindi ok. Discutere i sapori del cibo. Raccontare anche una barzelletta sui mini. Bene ragazzi, con questo episodio terminerei qua. Spero vi sia piaciuto. Se così, lasciatemi un like e un commento. Io vi do appuntamento alla prossima volta con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. Ovviamente vi invito a iscrivervi anche al canale per restare sempre aggiornati. Sub-sul.